Avete ragione. Non bisognerebbe parlare tanto. Basterebbe lasciar scorrere immagini sullo schermo, risentire vecchie musiche, piangere e ridere sfogando un po' di commozione perché ne abbiamo tanta. Che cosa vogliamo di più? È festa e basta. I pensieri arriveranno poi da soli, o forse non verranno neanche, perché le emozioni non li lasceranno nascere. Forse è meglio così. Ci sarebbe probabilmente troppo da dire e forse ciò che diremmo sarebbe di troppa pretesa. Godiamocelo allora, questo personaggio, così come appare nelle trasformazioni della sua fisionomia, negli occhi di chi gli sta accanto, nello sfondo che via via si va modificando. Con lui vedremo tutto un paese, persone, case, strade, che si è sviluppato e cambiato. Parlando di lui, rivedendolo nelle sue varie fasi, in fondo ci accorgeremo che stiamo parlando di noi. È forse questo il complimento più bello che gli possiamo fare. È forse il grazie che non ha bisogno di parole per farsi sincero e commosso. Lui è parte di noi. Ma oggi succede anche questo, che nel far festa ci si chieda il perché. Non sappiamo evitare questa domanda perché ormai siamo tutti un po' complicati e non stiamo tranquilli finché non abbiamo trovato un senso. 50 anni sono da festeggiare, dicono che la festa è un ritorno alle origini, è riattingere alle energie iniziali, è dirsi è bello che tu sia venuto al mondo, e ogni compleanno è un tentativo del genere. Ci sono poi i numeri della pienezza, il decimo anniversario, il venticinquesimo e il cinquantesimo. Ciò vale per la nascita e ciò vale anche per gli eventi fondatori come il matrimonio, il sacerdozio, la professione religiosa, la costituzione di uno Stato o di un'associazione. Chi fa festa? Gli amici, i parenti, coloro che in questo anniversario si sentono coinvolti. Nel nostro caso, una comunità cristiana festeggia il suo Don Geremia. È commovente vedere il suo eterno ragazzo, ora un po' curvo, il passo rallentato e lo sguardo talvolta pensoso. Ed è bello che i suoi grumellesi lo amino così e che rallentino il passo camminando con lui, che prima procedeva a grandi folate come il vento. Il nostro Don ora si dà l'aspetto del nonno. Lo fa capire pescando a volte nel passato lontano, ti ricordi? È quindi naturale e spontaneo radunare i ricordi, riscaldare la casa, intonare i canti e cercare i colori della festa. In prima fila ci siamo noi, i suoi ex ragazzi. Ma c'è un altro senso. Noi siamo una comunità cristiana. All'amicizia, alla simpatia che 47 anni di intenso lavoro tra noi hanno suscitato, dobbiamo anteporre una grande verità. Questo povero prete, povero perché è un uomo come noi, povero perché cerca di darsi tutto, povero perché non ha più una salute di ferro, continua a dirci cose più grandi di lui, che Dio è tutto, che il volto di Dio è la misericordia, che la vita qua giù è un imparare a nascere, che la vita eterna c'è ed è il porto a cui andiamo, che quel pane e vino, che strane parole, eppure a quante persone hanno dato vita. Ma la cosa più bella e che va festeggiata è che non le ha inventate lui, il nostro Don. Egli le ha dette sforzandosi ogni volta di crederci sempre più anche lui,
di penetrarle sempre più anche lui. Egli lo sa che vengono da altrove, egli lo sa che sono più grandi di lui, egli lo sa che è solo un uomo, un povero uomo come noi. Ma egli non è venuto meno al suo compito ed è sempre stato contento di questa missione, contento di essere prete. Per questo facciamo festa, perché vogliamo con lui riscoprire la gioia di essere sostenuti dalla misericordia di Dio.